喂，老爸。亲爱的儿子，爸爸给你买新车了，这样子你晚上出去玩，不要开我的车了。真的？真的，我骗你干嘛？哇塞！车我已经停在你楼下了，你自己过来拿，我先走了，悄悄。哦，好了好了，知道知道。等车路。Chissà cosa mi avrà comprato conoscendo i gusti di mio padre. Ma che cos'è un 116i? No! E non ha neanche Bluetooth. Ecco auto. Aggiungi a carallo. 3 days later. Alexa, riproduci musica da Spotify. Mi spiace, non riesco a connettermi all'app Spotify in questo momento. Quando puoi, assicurati di aver effettuato l'accesso all'app Spotify e riprova. Partiamo subito malissimo. Alexa, riproduci musica da Spotify. Riproduco musica da Spotify. Alexa, stop musica. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi non siamo su Clash of Clans, anzi siamo in macchina mia. Ecco, oggi vorrei portarvi una mia impressione, una mia recensione su Echo Auto Alexa. E nel frattempo si è svegliata. Sinceramente all'inizio a me sembrava una cosa totalmente inutile, perché tutto quello che fa Alexa lo posso fare benissimo anch'io o tramite Siri, ma utilizzandolo mi sono dovuto ricredere. Perché ragazzi, non sapete quant'è comodo dire Alexa, riproduci musica da Spotify. Riproduco musica da Spotify. E questa è solamente una delle miliardi di cose che possiamo fare, soprattutto grazie ai suoi 8 parlanti qua sopra. Infatti quando il Bluetooth del mio telefono si collega alla macchina, spesso capita che non si sente bene perché il Bluetooth viene preso tramite telefono. Invece con Alexa, con 8 microfoni qua, la persona che io vado a chiamare mi sente perfettamente. Poi naturalmente se voi a casa avete tutta quella implementazione che è il mondo di Alexa. Ora si sveglia, sta zitta. Per dirvi una cavolata, voi siete in macchina, state tornando a casa, Alexa accendi il clima a casa. E lui è andato a accendermi il clima a casa mia. Perciò quando arrivo a casa mi trovo già tutto il soggiorno climatizzato. E devo dire che fa la sua sporca figura, eh? All'inizio io ero veramente molto scettico su tutti i prodotti di Alexa. Però una volta provati, oh, ti cambiano la vita, ti rendono le cose tutte più semplici. L'unica premessa è avere tanti dispositivi collegati ad Alexa, controllarli a 360 gradi. Naturalmente non è oro tutto quello che luccica. L'unica premessa è tutti questi cavi che corrono all'interno del vostro abitacolo. È assolutamente un brutto vedere. Adesso io non sono esperto, ma penso che qualcuno esperto in materia di cablaggi auto possa nasconderli facilmente. Poi lui si accende una volta che io accendo la macchina, non devo neanche stare ad andare là a cliccare ad accenderlo. È veramente qualcosa di stupendo. Facciamo anche una prova di chiamata. Alexa, chiama mamma. Quale mamma? Quello il cui numero di telefono termina con 6501 o 3845? 3845. Sto chiamando il numero cellulare di mamma. PIN, messaggio. Un'altra premessa: se nella vostra rubrica avete dei duplicati, Alexa impazzisce. Perciò dovete settare bene anche i vostri contatti nella vostra rubrica per utilizzarlo al meglio. Alla fine non c'è molto da dire, qualità costruttiva mi piace, anche il supporto per attaccarlo alla macchina è di buona fattura, anzi ha tanti gommini che evitano di rovinare le bocchette della macchina. Poi non tutte le bocchette di tutte le macchine sono compatibili, per esempio quelle di Audi non mi pare, perciò dovete controllarlo bene sul sito di Amazon prima dell'acquisto. È un parere mio finale su questo prodotto, è valido solamente nel momento in cui voi a casa disponiate tanti dispositivi collegati ad Alexa. Naturalmente non è un prodotto indispensabile, però dà quel tocco di brio in più nella vostra vita. Insomma ragazzi, questo era tutto per video oggi. Come al solito spero vi sia piaciuto. Ricordate di lasciarmi un like e un commento. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E ditemi se vi piacciono questi video impressione slash recensione. Questo era tutto, ciao!